Avete bombole? No, una pasticceria questa. Non vede? Oh, una pasticceria? E tutte ste bombole? È una copertura. Oh. Ma sì, per accontentare Tommaso e alla fisa delle bombole. Ma il business ce l'abbiamo con la pasticceria. Lì dietro c'è Iginio Massari che monta a neve i albumi. Ma va, che fa la panna? Ma pensa a te. Allora fa anche la Sacher, che mi piace la Sacher, prenderei una No, la Sacher. Sacher no, la Sacher ce la facciamo arrivare direttamente da Vienna. Ordino una Lola, sì, Ah, da vuoi che Vienna, l'ordino? Ah, mi benissimo. piace, Abbiamo sì. un'app in diretta, eccola, una Benissimo, torta per lei, la grazie. Sacher. E poi prenderei anche una bombola, La visto che ci bombola, perché sono. c'è. Sì, mi manca l'ossigeno, allora. Ah, ossigeno. Sì. Come la vuole, piccola, grande, media, grandona, piccolina? Già che ci sono, prendo una bella bombola, un bombolone, prendo un Bombolone, bombolone, bombolone. eh? Crema o marmellata? O frutti di bosco? Marmellata, mi piace classico con la marmellata Tenga qui una del bombola ricordo. di ossigeno, dai, questa qui va avanti 4 mesi. Ah, allora prendo questa e ce l'ha per respirare perché mi manca l'ossigeno. Allora non ci capiamo. Noi vendiamo bombole per saldare. Siamo il tecnista. Noi saldiamo di tutto. Se lei vuole le bombole per respirare, deve andare in farmacia, qua in fondo a sinistra. Arrivederci. Ma roba. Arrivederci, aspetti, eh. E la Sacher, stavo andando la Sacher. Guardi, mi ha appena mandato un WhatsApp Ottone di Bismarck che mi avvisa che la sua torta arriverà in ritardo perché l'hanno spedita con la carrozza imperiale, quindi ci vuole un po' di tempo. Carrozza imperiale, quella tirata dai cavalli lipizzani. Prego. Tirata dai cavalli lipizzani della scuola spagnola della Hofburg. No, no, perché noi ci riforniamo direttamente dalla pasticceria imperiale Augustiner Kirche. Allora, dica a Bismarck di girare i cavalli e tornare indietro. Io quella lì non la mangio. Non si fida. Se lo sai, Ginio. Gli viene nervoso, gli viene. Perché quella lì la fanno con la marmellata, quella. Quella? La fanno con la marmellata. No, Su e giù. la marmellata a rigoni. Tu mi fai girare come fossi una bombola. Lì l'aspettavo. Sono arrivati gli anni 2000. Cos'è sta roba? Che succede? Sono Ramiro, cosa fai? Cosa fai? Stiamo. Ho il piede che è informicolito. Stavo Scusate. facendo un po' di ginnastica. Sono arrivati gli anni 2000 della nostra narrazione. Ritoberta, che Sì, succede? succede che cominciamo ad avere dei partenariati con i nostri colleghi. Lei, scusa, non ho Facciamo capito. dei gruppi di acquisto. Ah, ecco. Facciamo cose insieme e addirittura viene anche creato un sito dedicato al noleggio, dove Alessandro, che ormai è diventato un guru del settore, ha Al creato noleggio. un Noleggio. sistema, sì, poi anche basato su una piattaforma internet, che crea poi tutta la possibilità al cliente di poter interagire Nel con 2000. Io dai primi anni 2000. sapevo malapena Sì, il World nel certo. 2000. C'era anche già il nostro primo sito istituzionale con un percorso che prendeva già dal nostro gestionale praticamente il catalogo dei nostri prodotti, potevano già i clienti interagire con noi, quindi era in fase embrionale un po' quello che poi è Già, diventato Techlink. l'e-commerce. Sì, esatto. E quindi praticamente arriviamo agli anni della certificazione, dal 2003 Che conosciamo tutti, chi è che non Che conosce gli anni della non certificazione ISO? certificavo. È stato un bel Bel traguardo, sì. momento. Ma cosa vuol Poi, dire? Cosa vuol dire? allora, era un po' una moda dell'epoca, perché ISO? per andare dentro da certi clienti, per avere le commesse garantite, dovevamo essere Ah, certificati e avere questo certificato. Ma che vestito. vuol dire questo? Vuol Che devi dire avere il gran negozio lavoro. fatto in un certo modo, devi Avere garantire. dei processi garantiti secondo le norme internazionali e quindi andare avanti con tutti i Beh, criteri avere dei processi aziendali. in Italia, avere Sì. degli unici, eh. No. C'è tanti delinquenti Se lì. no, invece del problema fai un protocollo, fai un Esatto, protocollo. fai un bel protocollo. Però lì ci vuole Ci gente, vuole, Madonna. E voi avevate i
Avevamo i processi. È andata bene, però siete liberi. Siete liberi, quindi. E niente, poi arriviamo per fare brevemente tutto il percorso. Sì, quello arriviamo al 2010. 2010, 2010, Francesco, il nostro terzo ragazzo, diceva a suo papà: ma tu sei un tecnista perché vai a lavorare alla Tecnica San Giorgio. E aveva ragione lui. E quindi abbiamo pensato, però, questa parola in italiano non esiste. La depositiamo. Come Dante Alighieri, inventate le parole. Inventiamo le parole. E poi Irene, nostra figlia che è grafica, ha detto: vabbè, dai, facciamo un innesto fra questo simbolo che viene dal mondo dello sport all'utilizzatore dell'utensile, ed è nato il logo del tecnista. Ma dai, ma esatto. Il tecnista, quindi è una parola inventata. Una parola inventata. Esiste, mi sembra. Stavo per andare a cercarla. Vedi che i figli non sono solo rogne. Esatto. Quelli creativi. Quindi il primo sito di e-commerce vero e proprio è stato nel 2012 su piattaforma Magento, con esportazione sempre dei nostri dati da gestionale. Quello primo sito al mondo parliamo, primo . Sito tecnista. No, tecnista. Okay, ho capito male io. Il primo sito tecnista. Va bene, va e bene. Poi è stato sviluppato dal 2019 in poi, quando ma ne parliamo dopo. Quando dici 2019? Preparati tu. Preparati. Ecco. C'è ancora un po' di formiche.